Buongiorno, siamo i ragazzi del pubblico, io sono Giovanni. Io sono Francesco. E io sono Riccardo. E siamo qui con Eshkol Nevo. Ok, volevamo semplicemente chiederle un chiarimento riguardo una cosa che ha detto durante la conferenza. Ovvero, lei ci ha detto come un autore vivo possa rappresentare un vantaggio, ma allo stesso tempo anche uno svantaggio per il proprio traduttore. Quindi ci potrebbe dare un veloce chiarimento riguardo a questa cosa, ci incuriosiva. I think for the translator, on one hand, she has someone to consult with. She can talk with someone. We can correspond. But on the other hand, I might complain. A dead writer cannot complain. Per quanto riguarda il traduttore, può essere un vantaggio perché c'è con chi chiarirsi e a chi fare domande. Però d'altro canto potrei anche lamentarmi. Quindi forse da un certo punto di vista è meglio uno scrittore morto. Volevo chiedere, ma com'è stato, diciamo, immedesimarsi in un personaggio femminile? Cioè, è stato difficile? È stato semplice? Actually, I like writing as a woman. I feel it expands my life experience, expands my mind, opens my mind. I try to find a woman which is a woman I can write. I think I cannot write all the span of women in the world, because I'm a man. But I try to choose women that would be able to channel my feelings through them. And then, of course, after I finish, I have to check, because I'm always a bit unsure. So I give my editor, who is a woman, my wife, a woman, I give them to check and then to see maybe I have made a terrible mistake. Mi piace scrivere nei panni di una donna perché mi permette di espandere i miei orizzonti, di capire cose nuove, di aprire la mia mente. E d'altro canto devo scegliere un tipo di donna che corrisponde al mio modo di sentire, non posso scrivere qualunque tipo di donna. E comunque sono sempre un po' preoccupato di quello che ho scritto, quindi lo do da rileggere a mia moglie o alla mia editor che è una donna e loro verificano. Grazie mille.